Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui in questo nuovo video su Gran Turismo 6, in questa random race sul circuito completo di Silverstone con la nostra Aston Martin V12 Vantage. Una gara ragazzi molto emozionante che vi lascerà con il fiato sospeso fino all'ultima curva. Direi di passare direttamente ai fatti, vi lascio alla gara, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Eccoci in pista ragazzi con la nostra Aston Martin V12 Vantage sul circuito di Silverstone completo, 3 giri da fare per tentare di arrivare alla vittoria. Le nostre impostazioni ormai ragazzi le sapete, sono le stesse, controllo stabilizzante, pattinamento disattivati, difficoltà professionista, intelligenza artificiale a 10 e attacchiamo Nunez e andiamo in nona posizione. Abbiamo davanti Rin con dovrebbe essere una Lancer Evolution. Non riusciamo a passare all'esterno, forse sì perché ha frenato, se il sottosesto ce lo permette, sì, non abbiamo avuto né sottosesto né sovrasterzo. Usciamo veloci, andiamo un po' sul sintetico, andiamo a cercare di superare qui l'Akatos con una GTR, 8 secondi e 6 dal primo. Dobbiamo stare molto attenti al sottosterzo perché ho lasciato la macchina, la Aston Martin, praticamente di default come la si compra al concessionario, senza aver modificato prestazioni, peso o nient'altro. Ho addirittura lasciato le gomme sportive dure anziché mettere le gomme da corsa che di solito utilizzo. Vediamo se riusciamo a superare questa Audi molto leggiadramente e andiamo ad affrontare Kaku. Vediamo se riusciamo a passarlo qui. Ho dovuto frenare moltissimo ma non penso che dovrebbe risuperarci e ha cercato di tenere un po' testa. Non so dove sia Kaku, però non lo vedo ragazzi, e gli specchietti non mi permettono visuale, sono entrambi dietro. Adesso dobbiamo andare a prendere Barron qui con la Acuda, che Acuda non è l'Acuda, questa è la Chevrolet SS, ma che cazzo stavo dicendo, una emerita minchiata. Allora vediamo se levali dal cazzo, se magari mi fai passare, che dobbiamo andare a prendere Gonzalez lì davanti. Oh guarda sto stronzo, ci ha buttato fuori pista, pezzo di fango. Mo ci ha ammaccato tutta la portiera, no, non va bene così. Io volevo tenermela immacolata, invece sto pezzo di fango mi è venuto addosso, mi ha fatto perdere pure tempo, mortacci sua. E sto mastuta del cavolo. Ragazzi, mo qui ho sbagliato anche con la curva. Dobbiamo cercare di rientrare in concentrazione gara, perché vincere questa gara non è facile. Oddio, qui il sovrasterzo ci ha un po' penalizzato, anche qui il sovrasterzo si è sentito. Qui invece un po' di sottosterzo ci ha fatto andare leggermente fuori, siamo molto lontani, siamo a 7 secondi e 7. La Gonzales con la GSX della Suzuki, intanto qui davanti abbiamo la VRX di Meyer che ci sminchiamo adesso immediatamente. Questa curva molto impegnativa. Lui è una curva davanti a noi, non va affatto bene, dobbiamo recuperarlo absolutely. Dai forza Aston Martin, spingi, spingiamo. È parecchio distante ragazzi, la gara di Silverstone è lunga ma lui è molto distante, ma abbiamo già recuperato, siamo a 6 secondi e 8. Dobbiamo spingere, dobbiamo fare le nostre grandi aiutori esterno, interno, esterno, per avere la massima velocità ed il minor tempo possibile sul giro per andare a recuperare Gonzalez lì davanti. Ok, siamo usciti bene da questa curva, secondo me stiamo già recuperando qualcosina, questi sono tratti a noi favorevoli perché puntati più sulla velocità anziché sulle curve in cui la GSX ha un po' più di vantaggio rispetto a noi, mentre noi dobbiamo fare dei conti un po' con sottosterzo, sovrasterzo e slittamenti vari. Dobbiamo anche cercare di recuperare un po' in queste S, che cercherò di tagliare un po', se senza andare in sovrasterzo esagerato e in sottosterzo altrettantamente, che non è un vocabolo questo, esagerato. Vediamo se abbiamo recuperato qualcosa, speriamo. 6 secondi e 7, sì, ma non basta per andare alla vittoria, anche perché
sta per iniziare l'ultimo giro, dobbiamo recuperare assolutamente questi 6 secondi per portarci a casa la vittoria. Certo, con delle gomme dure da corsa o morbido o qualsiasi altra gomma da corsa saremmo stati più in grado di affrontare le curve in modo più preciso senza perdere tenuta di strada, però ragazzi, in questo mondo le gare sono un po' più divertenti sia da fare che da vedere. Vediamo un po' se abbiamo recuperato ulteriore tempo. Infatti sì, adesso siamo a 5 secondi e mezzo, stiamo recuperando, ma questo adesso è iniziato l'ultimo giro, dobbiamo recuperare senza ombra di dubbio questo Gonzales qui davanti per portarci a casa la vittoria. Questa gara splendida, ho esagerato qui, il sottosterzo non mi ha facilitato le cose. Queste curve ragazzi, andare lenti qui è essenziale, accelerare troppo comporterebbe l'uscita di pista e l'allontanamento da Gonzales. Vediamo, eravamo a 5 secondi e mezzo, vediamo se in questo settore abbiamo guadagnato. Siamo a 3 secondi e 3 ragazzi, ce la si può fare. Secondo me ce la si può fare, nulla è perso. Ancora nulla è perso ragazzi, forza, forza, dobbiamo farcela ragazzi. Eccole qui, questa curva da affrontare a bassa velocità. Forza, 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 acceleriamo, acceleriamo a tavoletta. Questo è un punto a noi veloce, dobbiamo recuperare assolutamente Gonzales che aveva preso un sacco di vantaggio. Non sarà facile, ma noi ci proveremo fino all'ultima curva, fino all'ultimo metro a disposizione prima del traguardo per andare a superare Gonzales e... qui abbiamo allargato molto, ma va bene così ragazzi, non fa niente. Dobbiamo recuperarlo ragazzi, adesso abbiamo queste S e poi abbiamo quel rettilineo. Se non perdiamo tanto qui possiamo tentare l'affondo alla fine del rettilineo in quella staccata. Ok, non abbiamo perso moltissimo. Adesso ora acceleriamo a tavoletta e puntiamo qui a rettilineo in scia con la nostra grande ripresa della Aston Martin. Abbiamo un secondo e 4 a puntare la staccatona alla fine del rettilineo. Recuperiamo tanto, ma penso che qui adesso non ci servirà. Forse è meglio ragazzi frenare, temporeggiare, restare il più vicino possibile e provare la prossima staccata ad infilarci prepotentemente a Gonzales. E la staccata deve essere questa ragazzi, proviamoci, 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 proviamoci. Dai, 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 dai. Oh no, il sottosterzo, no, no ragazzi, no, questo sottosterzo non c'è, non doveva esserci, pozzola ladra. Forza, ragazzi, quel sovrasterzo ci ha completamente fregato la gara. Ce l'avevamo fatta, ce l'avevamo fatta, ma quel sovrasterzo ci ha completamente fregato. Ci ha fatto perdere quel po' di strada che avevamo in vantaggio sulla GSX di Gonzales. Però ragazzi, le gare sono anche belle così. Quindi lasciate un like, un commento, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, se vi piacciono queste gare random. Porca miseria, ci eravamo vicinissimi ragazzi, siamo finiti a più 302 millesimi da Gonzales. Ah ragazzi, questa veramente è stata una gara molto sofferta, una gara completamente perfetta se non per qualche sbavatura, ma quel sovrasterzo alla fine ragazzi non ci voleva proprio. Ci vediamo noi ragazzi al prossimo video, ciao a tutti ragazzi. Thank you.